Bella gente, oggi siamo qua in un nuovo video della Pixelmon Quest. Oggi siamo qua con Gabbuso. Ciao! Ed è la prima volta che appare su questo canale, credo. Credo di sì. Quindi eccolo qua, finalmente sono riuscito a beccarlo. Yeah. Non ci becchiamo mai su TSA. No, non parliamo mai. Esatto. Tipo 16 ore al giorno, no, non sono nulla. Ah, ma come ti chiami, Enternico? Gabbuso, okay. Ciao, piacere. Non ti ho mai visto. Okay. Ci tenevo a prendere una roba, quindi Gabbo, vengo subito. E tanto il video continua ad andare. Prendo una roba dal mio letto. Sì, sì, anche io, vai tranquillo. Cappello. Tu non mi rubare le cose nella chest, però. No, assolutamente no, non ho mica rubato. Non ha mica rubato questo oggetto che Nico non vi ha mai fatto vedere, no. Ah, l'ho trovato, è vero, ho trovato sto orb qui, globo neutro, che non so cosa sia, sinceramente. Mi hanno detto che sarebbe un Articuno, però non ma so. Ma sì. Detto questo, mi sono appena ricordato di avere un cappello di Gengar, come potete vedere dalla facecam. Dai, capo, non la vedi. Che ho lì da un anno e mezzo ormai, quindi se non vi dispiace io sto cappello, che non mi sta neanche, me lo metto, così sembro anche, così faccio più visual e e faccio colpo sulle ragazze, quindi... Sì, 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 bravissimo, mentre tu fai colpo con le ragazze, io vado a prendere lo Skarmory, ok? Ok, vai pure. Guardatelo. Matto. Detto questo, ragazzi, vi ho parlato un attimo di Gengar, quindi se Pampi permette, questo Ghastly che avevate già visto tanto tempo fa, che visto... Oddio! Cosa? Oh, è spawnato un Mega Aggron! Ciao! Ok. Se vuoi proviamo a batterlo. No, vabbè, non importa, tranquillo. Ah, ok, allora dopo lo faccio io. No, cosa? E che è successo? È successo che questo Ghastly... Visto che ho il cappello di Gengar, adesso mi è venuta l'idea, anzi la voglia di avere un Gengar in squadra. Quindi lo allenerò. Oh, alleluia, ce l'ho fatta. Oh, bravo. Chi hai catturato, Skarmory? Sì, e ha delle statistiche merdose, quindi come dovrò al togliere. Quasi, vedo un Chandler lì che sta soffrendo, esatto. L'ho visto morire in faccia. E questa è la squadra che ho preparato per il video. Gap. Che livello era quel coso? Era il 95, scusa. Ma qua... Ah, beh, giusto. Te non hai un Chandelure scaso come il mio, giusto. Se... Guarda cosa ho trovato. Io prendo il ferro. C'è uno Snorlax. Ti piace Snorlax? Dove? È là, dall'altra parte. Wow, carino. Puoi provarci? Beh, ci provo quasi quasi. Con le Ultramon rotte che ho dentro. Ok, no, dovrei averle nello zaino, esatto. Ci provo. Sai che ti dico, ci provo, grazie per la Pokéball. Ci provo, magari se sale di livello anche questo Chandelure, spero. Ah no. Ma è il mio, no, Chandelure è mio, tu non hai capito, tu non puoi averlo in squadra. Solo che tu hai 70 livelli più forte del mio, quindi vediamo un attimo se riesco. Questo è bello, Snorl. Si è liberato. Ciao proprio. Ok, detto questo, ragazzi, lo Snorlax è finito, lo mandiamo a quel paese e lo lasciamo. Lo Snorlax è finito. Sì, evidentemente serve il flauto per catturarlo o le scurable di Gabbuso, però lasciamo stare. Dai, vieni qua. No, no, non lo voglio più, mi ha stufato. Allora, ragazzi, il buon Gabbo, eccola qua, ha trovato nel suo episodio, trovate il suo canale in descrizione. Yeah, iscritti for me. Ha trovato sta figata di quest, che è veramente veramente interessante. Penso sia di tipo ghiaccio, visto le circostanze. Esatto, ma non ma ne no, sarei ma tanto sicuro.
Anche io ho i miei dubbi, eh. Quindi l'unica cosa che mi viene da dire è che qua c'è un bel Crabominable, molto bello. Puoi catturarlo? Eh beh, potrebbe essere utile, lo sai? Per la quest, dico. Che è di tipo lotta, vediamo se riesco a fargli qualcosa. Allora, cavolo, mi ha shottato però il lato di Scuroball, che queste portano fortuna, mi sembra di aver capito. Perché sono l'unico che non le ha, è l'unico che... Vediamo... Ecco, l'ho catturato. A cagare. C'è anche un Mimikyu. Bello, okay. Mimikyu, però non lo catturo. Non lo catturi, quindi andiamo avanti. Sì, devo curarmi la squadra prima. Ma tu sei tarato, lo catturo io questo Mimikyu. Sì, è bellissimo. Lo so. È Shiny! No! Come Shiny? No, 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 no. No, Gabbo. È Shiny, ciao Peppo. No, ma gli ho visto la stellina, ho detto, eh beh, tipo, non ha sesso questo. E allora, no dai, il Mimikyu Shiny. Che bello. È il secondo Shiny, il primo Shiny l'ho ucciso nella live di Nub. Questo lo ingaggia, anzi mi ingaggia pure. E dico, vabbè, non lo voglio, perché dai, non lo cattura, sennò il video dura un mese in più. Invece no, sono un figo. Grazie Nico, ti voglio bene. Bello che non volevo dirtelo, no? Poi ho detto, no dai, glielo dico. Così si mangia le mani. Va a cagare. Ciao Mimì. Dove sei andato? Il video è finito, ci vediamo al prossimo episodio, ciao. Detto questo, qua sopra c'è l'entrata, penso, ok, vai, della quest. Allora, andiamo una... Oggi è la giornata, o che cado o che sono sfigato, ho capito. Oh, sei arrivato. Sono arrivato, Nico. Ok, grazie per l'acqua, meno male che ci sei te. Allora, che cosa si dovrà svolgere qua dentro? Devi battere lui. Ah, ok. Team Rocket non porta bene. Però ho 6 Pokémon, nessuno Shiny, che mi aiuteranno per fare questa quest, suppongo. C'ho anche il nuovo arrivato, Crabominable. Intanto qua precipitano tutti. Esatto. Tutti a fare questa con merda. È enorme. Bello. Sì, non però non è Shiny. Allora, no, perché dovrebbe esserlo? Sai, viste le circostanze. Allora, Chandelure è già morto, quindi pace, è stato bello conoscerti. Meno male che... Ok, ho mandato il mamma. È minuscolo. No, è minuscolo. Io nel secondo episodio, nel primo, ho detto, vabbè, lo catturo, tanto è nano, ma Mamoswine diventa gigante comunque. Comunque, come ho fatto a shottarlo così tanto? Cioè, ho ucciso... Con una mossa ho... No, ucciso un ha switchato un Pokémon. Ah, ok, dicevo, con una mossa ho ucciso un Pokémon e ho tolto danno anche quello dopo. Che è... Capisco che è forte, però... è stato anche ucciso, bello. Nemmeno Yu-Gi-Oh! Proprio. Allora... Wow. Mi stanno facendo un poco male, davvero. Così tanto da non shottarmi con ogni mossa, ma cos'è? Oggi non è giornata, ragazzi. A Bomasnow, bello. Bellissimo, soprattutto quando non ha... Si mega evolve. Ok. Il video è finito per la terza volta. Lascio le redine al canale a te. Finisci pure il video per la quarta volta, no? Quindi, olè, usiamo mega assorbimento con Among Us e finisce qui la battaglia. Dai, provo io, provo. Vediamo io. Te se riesci, tanto ormai. Ma poi ha 6 Pokémon, immagino. Non lo so. È la prima volta in tutti i giochi Pokémon. Oh! Il video finisce qui, ciao! Va bene, ok, non è successo nulla. M.
è sparito l'allenatore, mi metto io qua, tanto così è facile, così la rendiamo facile a tutti gli altri membri. Mi metto io, scarso che sono, col channel al 30, dai. Sì che sei forte tu. È proprio di tipo ghiaccio. Ok ragazzi, abbiamo aspettato una decina di minuti ed è respawnato l'allenatore qui. È pronto a farci il cosiddetto. Alla buon'ora, perché cioè, nel senso, va bene, io ti ho battuto, però quanto tempo per respawnare di nuovo? Esatto. Detto questo, vabbè, direi di lanciargli contro ancora che Abominable e vediamo se stavolta riusciamo a ucciderlo o no. La risposta è la seconda, quindi vediamo un attimo se però riesco, perché sembra non farmi tanto danno questo Crabominable, questo Beartic. Hai parlato. Questo lo vedi tu. Vabbè, però ormai l'ho ucciso, è quello che volevo far capire. Quindi andiamo di lotta a fuoco e non lo uccidiamo ancora. Quindi andiamo di braciere e lo uccidiamo completamente. Ora c'è Mamoswine. Mamoswine mi ha messo sempre un po' di paura. Esatto. Allora, rotta a fuoco. Io dico, è una mossa che sembra che fa paura, ma vi sbagliate tutti. Detto questo, ecco, Abomasnow è benvenuto in squadra. Doppio calcio. Vediamo se riesco a dargli un colpo di tipo lotta prima che diventi... Ah no, lo sta già diventando, ok. Ciao Mega Abomasnow. Ciao Marsdale. Allora, la mia ultima speranza è questo coso qui. Abbattimento. Mi hai abbattuto. Vai a Mungo. Giga assorbimento. Sì, 45 PS. Dai. No, vabbè, però è incredibile, cioè. Non ce la si fa. Però stavolta me la sono giocata meglio dell'ultima. Diciamo che a sto Bonestone non mi sembra così tanto impossibile, sinceramente. Mi viene da dire, l'unico Pokémon che ha fatto del danno è di livello 47. Magari lo posso togliere, che ancora non è finita, aspettate, attenzione. Esatto. Occio. Occio, 5 PS. Occio. Salito di livello, impara Insidia. No, non la voglio imparare Insidia. Tutto sta nelle mani del Mamoswine che mi ha ucciso. Allora, consiglio, togli il Crabominable. Perché è troppo alto e così, sì. Esatto, ci stavo pensando anch'io. Quindi vado da Frank, cambio Pokémon, ci vediamo fra poco. Ok, siamo tornati qui, lanciamogli contro Beartic. E questa volta di livello molto più basso, perché non abbiamo più quel simpaticissimo Crabominable che abbiamo appena catturato. Adesso, oltre a farmi morire i Pokémon in sequenza, direi di fargli un po' di male, perlomeno. Meno male che c'è lui che usa Cono. E uccidere questo Beartic una volta per tutte. Solo che se un mio Pokémon vale 3 miei... Se un loro Pokémon ucciso vale 4 dei miei Pokémon, mi servono 3 squadre. Io come faccio? Vabbè, Abomasnow, ecco, è arrivato. Ale. Gli fa molto più danno questa volta. E anche il contrario. Cioè, un corno non gli fa nulla letteralmente. Però crediamoci e andiamo avanti con le nostre idee. Io non riesco a smettere di dire, ti rubo gli shiny, ti batto gli allenatori e rido. Vabbè, non lo faccio più un video con te. Detto questo, no! Among Us è morto. No, Among Us ce l'ha fatta. Attenzione, mio Dio. Manca ancora questo però. Adesso prima che... Ok, Chandelure. L'ha paralizzato. Cosa conta? Quegli otti... Oh merda. Oddio, Chandelure. Sei tipo Dio adesso per me. Dai, ti prego. L'ho battuto. Ah no, ok. Chandelure... Qualcuno è salito di livello, ma non so che... Sì, ce l'ho fatta. Forse. Ce l'ho fatta, ok. Sì, l'allenatore è morto. Abbiamo completato finalmente questa quest. È stata difficile, straziante, e molto complicato. Già. Meno male che ci accompagnano gli shiny.
perché ci ha portato fortuna lo Shiny dentro la squadra di Gabbo. Detto questo, ragazzi, penso che il video possa finire qui. Ah, non andiamo a riscattare il premio. Ah, c'è un premio? Non me l'avevi cantato. Dobbiamo andare al lab a prendere okay. il punto. Ah, ok. Mi hai fatto paura. Okay. Detto questo, direi di andare a ritirare il nostro fantastico premio. Tolgo la mano sinistra dalla tastiera e cliccherei. Ok. Oh, meno male. Oh. Mi sta laggando tutto. Ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio. Diamo te. Eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta. La quest più difficile della Pixel non l'abbiamo completata. E ancora siamo all'inizio. Detto questo, penso ormai siamo alla sesta volta che il video deve finire qui. Quindi, ragazzi, ci troviamo. Vabbè, già che ci siamo, tieni pure il giusto. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Allora, calmamente vado a prendere la calmanella che ho nella cesta. Allora, calmi tutti. Quindi, ragazzi, spero che... Siamo a 10 ormai, devo mettere il contatore in alto a destra. Va bene. Non ce la faccio. Cambia stanza, DTS. Scusa la chat di Minecraft. Ok, vai. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito ad andare in descrizione, in cui trovate il canale di Gabbo, il canale di tutti gli altri membri della serie e il link per sapere qualcosa in più di Game Hosting che ci offre il server. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Da Ender, Nico e Gabbo è tutto. Bella. Ciao.